Sai che state preparando per le feste? Lasagne a modo mio, udisco in casseruola e cime di rapa saltate e poi le solite cose, vino. Come saranno queste feste quest'anno? Come gli altri anni, e gioiose in famiglia. Allora io niente perché non sono qua a casa, comunque sono fuori. Di solito che preparo? Agnello, pasta a forno, lasagne, pasta alla marinaia, risotto, scotechino. Le festività natalizie si passano in famiglia e sicuramente quest'anno con la crisi economica che abbiamo sarà un motivo in più per poterla passare in famiglia. Allora, io la vigilia ho comprato già tutto pronto. Anche ha preso? E ho preso filetto di, non mi ricordo, un pesce. E poi l'acerto perché mio marito pesce non ne mangia. E cornettini salati. E un po' di tutto. Per Natale invece cucino io gamberoni, un po' di pasta con le vongole, cocchette di gamberi, un po' di tutto. È brava a cucinare? Sì, sono brava, solo che proprio mi scoccia, quindi preferisco... Sarete in tanti? Dipingo e quindi preferisco dipingere. Sì, allora siamo molti, moltissimi, io, mio marito, mia figlia e due gatti. Ma è un Natale come tutti gli altri, secondo me. Ci pensa la mia moglie, non lo so. Lei non cucina? No, io no. Nulla, perché non mi permette di stare in cucina. Io devo stare fuori. No, io vado al ristorante. Cioè, i miei nipoti hanno un ristorante. E andiamo tutte le feste al ristorante, che a me non mi fanno pagare, e si spalmano. Sto scherzando, perché poi io porto tante cose belle. Niente che ne ho picciolo. Purtroppo saremo al lavoro, quindi niente. Ma intanto prepareremo un po' tutti, ma le solite cose tradizionali, cioè il 24 alla vigilia faremo un filetto con patate arrosto, mentre il 26 il classico brodo con i tortellini e il bollito. È un Natale di crisi, che atmosfera si respira? Ma diciamo che dopo la pandemia si cerca di recuperare un poco di allegria, di serenità, però i tempi sono duri.